Ciao ragazzi, allora questo è il video dei finiti del mese di luglio e mentre che registro vedrò se decidere se farne uno unico o dividerlo in due. Allora, sulle labbra ho questo rossetto di neve nella colorazione Strawberry Sunday, spero di aver detto bene. Sulle unghie ho questo smalto che ho preso in un negozio di abbigliamento Zuiki, se non ricordo male, nella colorazione Royalty 38. Questo bellissimo blu riflessante, è un po' glitterato, ma non si vede. Non sono tanto amante in genere di questi, di questa, come si può dire, texture. Però questo mi piace tanto, è bello. E allora direi di incominciare. Incominciamo dai prodotti viso. E partiamo da questo latte detergente, idratante nutriente al latte d'asina, della... Oddio, non mi... adesso mi sfugge il nome. E dov'è? La dispensa? Sì, delicato d'asina, proteine del latte. Perché la dispensa fa praticamente due linee. Comunque sì, della dispensa io me l'aspettavo un latte proprio con consistenza appunto lattiginosa o abbastanza cremosa, invece è una consistenza un po' particolare perché sembra quasi tra un latte e un gel latte. Non so se vi garba l'idea. E comunque è buono, una profumazione niente di particolare, fa il suo dovere, è un prodotto che deterge, forse non l'ho mai usato per struccare gli occhi, lo uso prevalentemente io il latte detergente per struccare il viso. E questo è un prodotto certificato IAB che avevo preso su Sorgente Natura insomma che ho preso la versione quella la bava di lumaca, che è della Elidermina, che poi viene prodotto sempre da dispensa. Poi ho finito la Mist Watermelon, questa di Eteria, ho rimesso tutto con me la confezione, che non riesco di tirare fuori. Sono queste confezioni un po' così che bisogna stare attenti perché con il pack di vetro, infatti, si rischia di farle cadere. Adesso non so dove ho messo quel tappino. E questo, sinceramente, mi ha un po' deluso perché costando intorno ai 20 euro mi aspettavo qualcosa di, a parte il profumo, più di anguria, watermelon. E invece all'inizio, anzi, non mi piaceva per niente. Addirittura ci sentivo una profumazione tipo, ve lo giuro, di funghi. Poi pian pianino è un pochino cambiata, mi è piaciucchiata un pochino di più, però niente di particolare. Anche come idratazione, una mista multivitaminica, effetto radiosità. Io non ho visto né radiosità né nutrimento, visto che multivitaminica comunque dovrebbe almeno idratare, vabbè, nutrire, magari no, ma idratare. Diciamo che io lo spruzzavo anche quando avevo voglia di fresco, tra un'applicazione e l'altra, sì, un'applicazione e l'altra, volevo dire tra una detersione e l'altra, diciamo dalla mattina alla sera, appunto, lo spruzzavo anche un po' così per vedere se avevo dei benefici, ma sinceramente non ho visto niente di che. Poi ho finito questa maschera idratante della Beyond Me. Questa mi è piaciuta abbastanza. È di quelle maschere che si applicano bene, belle cremose, consistenza sì, appunto cremosa, bella bianca, compatta, che si stendono proprio bene. Copre bene in modo uniforme. E profumazione praticamente non ne ha e questa mi è piaciuta. Ora sto usando
quella nutriente, sono molto simili. Diciamo che come effetto sì, idratante, ma non particolarmente. Poi ho finito questa mini taglia di Jeune Sac di crema per il viso, una buona crema perché idratava senza appesantire, senza ungere, ideale per questa stagione. E non ha profumazione, una linea so che è indicata per pelli molto delicate, infatti è ipoallergenica, sempre bio. Questo era una mini taglia da 10 ml, insomma, ci avrò fatto forse 2 settimane più o meno. Poi questo ecco fermentato attivatore, che è un booster che si può applicare da solo o insieme a un siero, una crema, qui dice anti-age, anti-macchie, levigante. Io le macchie che ho qui ce l'ho ancora come prima. Non costa tanto questo prodotto, l'avevo preso sul sito Ro Beauty, però sinceramente non è un prodotto che mi ha fatto impazzire, che mi è piaciuto così tanto da ricomprare. È abbastanza liquido, consistenza come piacciono a me, non ce n'è più. Profumazione leggerissima, ma non ho visto, non ho riscontrato particolari cose da farmelo piacere, insomma. Poi, allora, due burro cacao o balsami labbra. Allora, quello di Alchemilla mi è piaciuto molto. Questo era il Nocciotella, no, Nocciotella, ok, certificato AIB, e scavato fino in fondo perché mi è piaciuto. E lo scavavo, ci infilavo il dito dentro, bisogna avere le unghie un po' lunghe. Una profumazione sì dolciastra, però non è che sappia proprio di nocciola, cioccolata, nocciottella, Nutella, forse più di nocciola, sa. Comunque questo mi è piaciuto molto perché aveva una consistenza giusta, né troppo unta, né troppo effetto bagnato, corposa che non si scioglie con il caldo, mentre invece un balsamo labbra della John Master Organic che si scioglie questo con il caldo, anche solo in casa, per cui se lo avete non portatelo fuori, ve lo sconsiglio perché questo proprio si spatara. E tra l'altro me ne è rimasto perché mi si è staccato il pezzetto di plastica che è dentro quel prodotto e non so se si vede che è sporco, basta, ho detto ok, era il destino che lo molassi lì, insomma, che smettessi di usarlo perché non mi piaceva. L'unica cosa, ecco sì, mi piaceva il profumo che sa di arancio, però non è un prodotto che ricomprerei. Poi finito la formula che prendo sempre per i capelli, la pelle, le unghie e anche per il ferro. Contiene vitamina C che favorisce l'assorbimento del ferro e questo lo vedete tutti i mesi. Poi ho finito questa maschera riparatrice capelli al sole alla maracuja, che non sa di maracuja ma sa di monoi, solo che dopo un po' mi è data noia, diventa un po' stucchevole. Adesso ad esempio mi ripiace perché è un po' che è lì che non lo sento, da parecchio di monoi. E all'inizio mi piaceva come maschera, infatti me l'avevo recensita. E questa è una novità, dicono un'edizione limitata, perché appunto è per il periodo estivo, per riparare dai danni del sole, del cloro, insomma, della piscina, del mare. E, però anche questo è un prodotto certificato, AIB, se non ricordo male, sì, di Maternatura, non mi ricordo se l'ho detto, scusate, c'è un capello. E aveva un colore quasi giallognolino, ce n'è rimasta appena qua, ma non si vedrà. Vabbè, lo vedete più bianco, ma non mi ha districato abbastanza i capelli, ne dovevo usare una bella dose. All'inizio sì, sembrava che mi piacesse, poi a lungo andare ho capito perché io avevo sempre i capelli secchi, crespi. Si vede che questa non era abbastanza per me, perché mi ritrovavo tra un lavaggio e l'altro che avevo i capelli annodatissimi, crespi, intrigati proprio, con quello che sto usando ora non li ho così. Allora ho capito che
Questa per me non è abbastanza. Poi ho finito questo olio per i capelli che è terribile. Questo mi era stato omaggiato dal sito Sorgente Natura con un ordine parecchio tempo fa. È un olio vegetale ristrutturante. Ora vi dico perché è terribile. Perché aveva una consistenza proprio asciutta, asciutta. Questo non era un olio che voi dite un olio, come quello che vi ho recensito dell'olio di cocco delle Erbolarie. È vero che non ve l'ho mostrato. Quello al caldo si scioglie, questo non ha problemi, va bene tutto l'anno, non ha bisogno di essere immerso. Al terzo posto contiene l'olio di ricino. L'olio di ricino dovrebbe andare a districare tantissimo i capelli. No, assolutamente, questo me li andava a annodare ancora di più. Ha tanti estratti perché è ricco, glicerina, olio di jojoba, lavanda, rosmarino che va a rinforzare e togliere l'elettricità statica, insomma, l'aloe, ha tanti estratti, però è un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente, io lo dovevo diluire o con l'acqua addirittura perché si emulsionava meglio, con l'acqua, un olio che si emulsiona con l'acqua mi fa un po' strano. O con un balsamo, con una maschera, con qualsiasi cosa, ho fatto una fatica a usarlo. Mamma mia, no? Un prodotto che meno male che ho ricevuto in omaggio perché mi sembra che costa anche un po', tra l'altro forse non ce l'hanno neanche più sul sito. Finito questo shampoo volumizzante di Oli Natural Bio, un prodotto biologico certificato ICEA. Questo è uno shampoo che mi è piaciuto abbastanza, è delicato, profumo leggermente dolcino. Non saprei. E qua dice, è stato di limone e calendula. No, di limone non lo sa. Comunque per capelli fini e piatti. Ho visto che questa linea è rivenduta da Mario No, dove sono stata io. E Tigottà, l'avevo preso da Tigottà e non ce l'ha più purtroppo. E insomma, mi è piaciuto, lava bene delicatamente, senza seccare, senza aggredire i capelli. Io ho capelli secchi, ricci. E insomma, sono abbastanza noiosi come capelli. Allora, poi ho finito questa che la chiamano Essence per i capelli di One Misa, che viene dentro la scatola ancora, tanto non c'è niente da leggere, è tutto scritto in coreano. Un prodotto coreano, il mio credo primo prodotto e unico coreano che però è certificato BDIH, adesso mi sfugge bene com'è la certificazione, qualcuno se lo sa mi corregga pure tranquillamente. E era un latte, proprio un latte abbastanza liquido, sinceramente non mi ha fatto impazzire, mi sto trovando molto meglio ora con una crema che sto usando, che l'ho usata solo 2 volte, mi sono già fatta più o meno un'idea. E questo che l'ho usato tante tante volte invece non ho capito cosa doveva fare. Io l'ho usato come praticamente un living dopo lo shampoo, dopo la maschera, insomma, tra uno shampoo e l'altro, però magari mi andava un po' a sporcare. Non è che mi aiutasse tanto a ricciare i capelli, non è un prodotto che sinceramente ricomprerei, che tra l'altro mi sembra che costa anche abbastanza. E niente, ragazzi. Faccio una cosa, finisco questa parte e poi vi faccio la parte corpo, che almeno non viene troppo lungo. Ok? Ci vediamo nella parte dei finiti beauty di luglio, nel prossimo video. Ciao!